Partito questa mattina a Teramo il corso di antincendio boschivo. I corsi rientrano all'interno del progetto Fire Spill che il COPE Teramo si è aggiudicato nell'ambito del programma Italia-Croazia sul tema cambiamenti climatici e gestione dell'emergenza nella costa adriatica. Presenti tutte le associazioni di protezione civile della provincia Abrutina. Noi auspichiamo sempre che non ci siano i problemi, ma sappiamo che il nostro territorio è fragile e quindi bisogna anticipare i problemi e avere la capacità di affrontarli nel momento dell'emergenza in piena sicurezza, in piena formazione e con grande capacità di fare rete e relazioni. Noi metteremo in campo una grande dote di innovazione tecnologica a supporto proprio dell'attività di formazione, ma soprattutto di intervento. E devo dire che la nostra provincia è attrezzata con la protezione civile con un grande canale, una grande rete di volontari, e questo già fa la differenza. Inoltre, Firespill si pone l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza affinché possa essere preparata e adeguatamente informata ai possibili rischi del territorio e alla reazione ad essi. Come primo obiettivo c'è quello di migliorare la risposta del volontariato che fa parte del sistema di protezione civile al superamento delle emergenze e delle calamità naturali. Come secondo obiettivo, in modo specifico, la sensibilizzazione del cittadino, e la sensibilizzazione non può che passare a cominciando dai ragazzi delle scuole, dagli studenti. In questo progetto è previsto la costituzione di un gruppo Telegram in modo da poter migliorare nel più breve tempo possibile la comunicazione appena un qualunque cittadino viene a conoscenza di una calamità naturale. Il mio ruolo è da anello di congiunzione tra il mondo del volontariato provinciale di protezione civile e il mondo della scuola, da dove praticamente vivo da oltre 60 anni.